Il Badger 288 è un escavatore costruito dalla ditta tedesca Krupp per l'impresa mineraria Rheinbraun. Pesa 13.500 tonnellate e quando la sua costruzione fu completata nel 1978, Badger 288 divenne il più grande cingolato al mondo. Il Komatsu D575 è stato un trattore cingolato prodotto dall'azienda Komatsu di Osaka. Dotato di un propulsore da 1150 cavalli, 860 kW, è attualmente il più grande bulldozer prodotto in serie. L'autogruyère modello LTM 11209-1, con le sue 1200 tonnellate di portata, è la più potente autogru telescopica sul mercato e dispone del braccio telescopico più lungo al mondo, che arriva a ben 126 metri di altezza. Il carro ha un potente motore turbo diesel a 8 cilindri da 680 cavalli e la torre ha un secondo motore turbo diesel 6 cilindri da 367 cavalli. L'escavatore Terex RH400 è l'escavatore idraulico più grande al mondo. Viene costruito dalla Buchirus in Germania e ha due motori da 16 cilindri ognuno, e ogni motore ha una cilindrata di 60.000 cm3, per una potenza totale di 4.400 cavalli, ha un peso operativo di circa 980 tonnellate. L'incredibile pala a cucchiaio dal quale è costituito è capace di caricare una quantità, all'incirca, di 100 tonnellate di terra alla volta, 10.000 tonnellate di sabbia all'ora. La pala gommata più grande al mondo è la Returne AOL 2350. È dotata di un potente motore a 16 cilindri da 65.000 cm3, capace di erogare 2.300 cavalli, pesa 225 tonnellate. La sua benda ha una capacità di carico è di 80 tonnellate. Le gomme, con i loro 4 metri di diametro, sono le gomme più grandi al mondo. Il Caterpillar 797B è uno dei camion a cassone ribaltabile più grande al mondo. Il suo peso a vuoto è di 220 tonnellate, mosso da un 20 cilindri Common Rail quadriturbo di 106.000 cm3 da 3.800 cavalli. Largo quasi 10 metri, altezza complessiva col cassone sollevato è di 15,3 metri, può trasportare 400 tonnellate di materiali. Raggiunge i 68 km orari, viene frenato da 50 freni a disco del diametro di 1 metro e ha un serbatoio da 6.800 litri. La Komatsu PH9020XPC Drallines è uno scavatore frontale a fune, più grande al mondo. La capacità di carico della benna è da 85 a 122 m3, mentre il braccio può essere alto fino a 130 metri. L'imponente scavatore viene movimentato da 6 motori di trascinamento da 1700 cavalli, 6 motori di sollevamento da 1700 cavalli, 6 motori di rotazione da 1150 cavalli e 2 motori di spostamento da 1430 cavalli.